Benvenuti al TG Riviera dei Fiori. Apriamo parlando di edilizia. Molti i problemi del settore anche in provincia di Imperia, dai ritardi nei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche alla difficoltà di vedere nel proprio futuro nuovi lavori e nuovi appalti per il blocco appunto dell'edilizia pubblica. A questo si aggiunge in provincia di Imperia problemi oggettivi come quello della mancanza di discariche. Ne abbiamo parlato con il presidente di Confindustria Imperia, Olimpio Lanteri. Il nostro appello è proprio rivolto agli uffici competenti, direi a questo punto più il comune di Saremo che non la provincia, affinché si possa, una volta fatte le opere propedeutiche, che appunto sono in fase di realizzazione, l'opera di messa in sicurezza, che anche questa è in fase di realizzazione, poi poter ampliare la discarica della Valle Armena, dell'Extrasca, e finalmente poter dare questo servizio, insomma, che è diventato. E con l'auspicio che poi si sblocchino anche i lavori, perché giustamente non possiamo tralasciare e sottolineare la necessità delle discariche, perché comunque, voglio dire, per fortuna in qualche modo cerchiamo di fare sempre quello che è possibile, e quindi il problema comunque c'è, meno sentito di quello che poteva essere in tempi migliori, però c'è, con l'auspicio che poi si riparta anche con l'attività in una misura più soddisfacente, almeno poi essere anche pronti per avere degli strumenti che non ultime le discariche che ci consentano di poter lavorare, e mantenendo anche i costi, perché poi tutto si può fare, si può anche andare a scaricare in Piemonte o non so dove, però poi, come diceva giustamente Silvano, ci sono dei problemi di costi che vanno poi a incidere sulla cittadinanza tutta, con tutta una serie di problemi che poi sono molto evidenti, no? Perché far partire un camion da Riva Ligure per andare a Trucco di Ventimiglia vuol dire attraversare Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Valle Crosa, la città di Ventimiglia e così via, e io ve lo lascio immaginare cosa succede, no? Perché poi dopo le strade sono quelle che sono, e quindi il problema viene ancora di più ad essere evidenziato. Io vorrei approfittare un attimo di questo spazio per anticipare quello che vorremmo poi fare a breve. Per rappresentare al mondo che ci interessa, che ci circonda, almeno a livello provinciale e magari anche regionale, la gravissima situazione in cui ci stiamo trovando. Ormai non sono più discorsi, ormai stiamo precipitando. Fino a ieri dicevamo siamo sull'orlo, adesso stiamo precipitando, e direi con una velocità assolutamente spaventosa. Per cui anticipo semplicemente che noi dovremmo necessariamente inventare qualcosa. Quando dico noi, dico la categoria, perché poi so che il problema è di tutti. Adesso è una crisi che coinvolge veramente tutti i settori, ma noi del nostro ci dobbiamo preoccupare, e questo stiamo facendo. Per cui rimanderei un attimino questo argomento alla prossima occasione, per cercare di entrare un po' dentro veramente al problema. Solidarietà e arte è quello che ha presentato martedì 26 giugno in piazza San Giovanni l'ISAC con i suoi ragazzi, uno spettacolo applauditissimo che verrà replicato a Sanremo lunedì 2 luglio in piazza Borea Dolmo alle ore 21. Sentiamo. E questa è l'11ª edizione di Porta Aperta alla Musica, una rassegna che l'ISAC ha iniziato 11 anni fa, appunto, conoscendo Adriano Strangis, il presidente della Global Art Studio di Diano Marina, e che grazie al suo impegno, grazie alla sua dedizione, ha portato avanti per appunto tutto questo tempo. Lo spettacolo che andiamo a presentare quest'anno, Ci vuole un fiore, è realizzato grazie all'unione di due mondi di professionisti, il mondo della musica, dei professionisti della musica, e il mondo dei professionisti della riabilitazione, che assieme daranno una mano, un aiuto, un ausilio ai ragazzi dell'ISAC, i quali saranno i veri protagonisti, come sempre, della serata.
La serata vuole regalare a tutti i partecipanti un momento di gioia, di felicità, pieno di emozioni, come molti possono aver già vissuto negli anni passati. E l'incontro per tutti è il 2 luglio in Piazza Borea Dolmo a Sanremo. Questo è uno spettacolo un po' diverso dal solito, perché abbiamo voluto quest'anno in qualche modo proporre alcuni stati d'animo dell'essere umano: la gioia, la magia, il sentimento, la purezza. Quest'anno abbiamo cercato di abbinare anche una novità. I bambini della scuola dell'infanzia Arcobaleno di Imperia saranno nostri ospiti insieme ai ragazzi dell'ISA e si cimenteranno in una sorta di spettacolo globale con gli stessi ragazzi. Naturalmente abbiamo scelto i bambini perché rappresentano la purezza, il candore, la gioia, la magia del nostro vivere. Credo che il fatto che il bambino possa rappresentare il fiore dell'essere umano, e questo ci conforta, perché bisogna sempre sperare nell'amore del prossimo e quindi sperare che il nostro futuro sia sempre migliore. Lo spettacolo si articola ovviamente come un po' come tutti gli anni passati, con varie attrazioni che possono essere o la canzone famosa di qualche cantante che va in voga adesso, oppure può essere la riproposta di un brano, un balletto o strumentale di grande successo. Naturalmente ci saranno anche degli ospiti importanti, e credo che a Sanremo sarà presente il primo corno del Carlo Felice, la prima arpa del Carlo Felice e il corno inglese del Carlo Felice, che ci faranno ascoltare un bellissimo brano per trio, arpa, corno e corno inglese. Naturalmente il tutto sarà condito con un po' di salsa e con un po' di invenzione da parte anche di collaboratori come Bruno Santoro, come Giorgia, che sono validi rappresentanti della musica leggera, e ci sarà un po' un condimento un po' totale, dove la musica in qualche modo rappresenta un po' l'espressione un po' dei vari generi: la musica classica, la musica rock, il balletto, la teatralizzazione e quant'altro. Siamo riusciti a portare 400-500 persone in un quartiere come San Martino. Abbiamo portato autorità regionali, provinciali e autorità comunali, le quali hanno veduto lo spessore dello spettacolo e hanno deciso di farlo proprio. Il Comune di Sanremo lo fa proprio, lo ha inserito nel novero delle sue manifestazioni. Dico semplicemente, consiglio di andare a guardare questo spettacolo, perché io l'anno scorso ho avuto il privilegio di condurlo con altri amici. Credevo, avendo a che fare con il mondo della diversa abilità, di dover assistere situazioni un po' peculiari. Invece i ragazzi che si sono esibiti sono dei professionisti, persone cosiddette normodotate come noi, non hanno le loro stesse capacità. Mi preme rivolgere un invito, lo dico con voce sommessa ma con lo sguardo alto e fiero: invito tutte le istituzioni comunali, provinciali, regionali, lo Stato, i cittadini a sostenere questi ragazzi. Io non voglio abusare di motti, ma nessuna catena è più forte dell'anello suo più debole. Se questi ragazzi costituiscono l'anello debole, noi abbiamo l'obbligo di sostenerli. Un altro spettacolo è quello di Naufraghi, il titolo della rappresentazione teatrale andata in scena presso la Sala Teatro dell'Istituto Penitenziario di Valle Armea a Sanremo. Gli attori, un gruppo di detenuti. Il servizio di Etta Barbarotto. Si è svolta presso la Sala Teatro del Carcere di Sanremo l'annuale rappresentazione teatrale, nata diversi anni fa da un'idea della direzione e dell'area educativa dell'istituto stesso. Recita messa in scena dai detenuti sotto la direzione del regista ponentino Davide Barella. Dopo 6 mesi di corso, i detenuti attori hanno presentato uno spettacolo a tratti molto divertente dal titolo Naufraghi, dove hanno voluto rispecchiare la loro realtà di reclusi, vale a dire di come si vive all'interno di un istituto penitenziario, ironizzando sulle diverse situazioni vissute anche al limite della sopravvivenza in una cella comune con tutto questo
quello che comporta la convivenza forzata. Il teatro per questi detenuti si propone come percorso di inserimento nel tessuto sociale e che grazie a questo laboratorio hanno potuto esprimere le proprie esperienze. È stato dimostrato che la cultura può abitare in luoghi più impensati e mantenersi in territori davvero difficili. Un'esperienza che contribuisce alla cura e stima della persona stessa. Con autorevole scioltezza, infatti, gli attori ad un certo punto si sono mischiati tra il pubblico per interpretare la propria parte. Al termine della rappresentazione, tutto il gruppo di attori, applauditissimo dagli ospiti presenti in sala, ha ricevuto sotto lo sguardo attento del direttore Francesco Frontirè l'attestato di partecipazione al corso teatrale. Questo è un progetto sostanzialmente che è un progetto di tanti anni, il teatro in carcere, già dal vecchio Santa Tecla noi avevamo questo desiderio, questa necessità, sentivamo di poter fare del teatro. Negli anni a venire sì, questo teatro è stato finanziato anche dal Comune, da ultimo, finiti i fondi al Comune, Fondazione Carige è stata tanto disponibile da permetterci di realizzare lo spettacolo che oggi si è visto e che penso sia di buon livello. Uno spettacolo dove abbiamo visto i detenuti entrare in scena in prima persona. Questo è il risultato finale del corso che è stato fatto per circa 6 mesi. I naufraghi è una metafora sostanzialmente di quello che si vive all'interno del carcere. È stato molto ben interpretato perché è qualcosa che vivono e lo vivono attraverso l'istruzione che gli ha dato il dottor Barella, che è il regista di tutto questo spettacolo. Questa non è la sola attività che viene fatta qui all'interno dell'istituto penitenziario, insomma ci sono altre iniziative? Ci sono diverse altre iniziative, a cominciare dalla rivista che ormai sono diversi anni che è pubblicata, fra l'altro pubblicata online, che riprende un po' della vita, un bimestrale che riprende un po' la vita all'interno dell'istituto. Oltre a questo c'è un corso di ceramica, l'attività in palestra, l'attività scolastica e riparte una lavorazione in alluminio e in PVC. Sono degli infissi in alluminio che una cooperativa ha cercato di gestire all'interno e quindi fra poco riprenderanno il lavoro i 5 detenuti. Siamo in chiusura del nostro notiziario, adesso gli spazi a approfondimento, avremo anche l'appuntamento con il Vangelo della Domenica con Nel nome del Padre. Grazie di rimanere con noi.